Cari fratelli e sorelle, in questi giorni la Chiesa bizantina si sta salutando con le parole Cristo è nato. Salutiamolo. Ricordiamo le giornate liturgicamente concentrate sulla nascita di Gesù a Betlemme. Poche ore fa abbiamo ricevuto la notizia dell'altra nascita per cielo. È morto l'emerito Papa Benedetto XVI. Il Papa che ha certamente lasciato una traccia nella storia della Chiesa, l'ha fatto come teologo, l'ha fatto come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, come successore di Papa Santo Padre Giovanni Paolo II. La sua partenza da questo mondo non ci sorprende perché è arrivato a una età nella quale anche lui poteva dire con Simeone: adesso puoi dimettere tuo servo, Signore, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Questo pontefice ha comunque lasciato segno anche nella vita della nostra Chiesa greco-cattolica di Slovacchia, anche nella mia vita personale, perché è stato lui a nominarmi il vescovo, è stato lui che ha elevato l'esarcato apostolico di Košice a livello di eparchia e tutta la Chiesa di Slovacchia a livello della Chiesa metropolitana. Perciò insieme con tutti i fedeli cattolici, tutti gli uomini di buona volontà di tutto il mondo, anche noi vogliamo oggi pregare per emerito Papa Benedetto XVI, pregare per la sua anima, ma insieme anche ringraziare il Signore per questo dono che lui ha dato nella sua persona al mondo intero, a tutta la Chiesa. Accompagniamolo con le nostre preghiere e con la gratitudine verso il Signore.